iniziamo con la categoria Piccoli Amici 2009, 10, 11 con... Eccolo che arriva. Benvenuto Ray. Un saluto ai mister. Ray frequenta la scuola calcio qua ad Arizzo. Leonardo Marca ad Arizzo, è il turno di Leo, cito Leo, grande. Leo al primo anno, si è trovato veramente bene, è dispiaciuto come gli altri bambini che sia finita l'avventura. A cambiare le regole del gioco, ma voglio vivere. Il turno. E adesso è il turno di Jacopo Casula. Guarda bene, a me anche è venuto qua Jacopo, anche Jacopo ha frequentato le precedenti edizioni ed è uno dei fedelissimi del Summer Camp di Arizzo. Ciao Jacopo, sempre da Arizzo, un altro dei fedelissimi, è la quarta edizione consecutiva. Ale Pava, qua con noi. Ale fa tutti i ruoli, portiere, centrocampista, difensore, e li fa tutti bene. È il turno ora di Salvatore Pili d'Arizzo, tra i più piccoli. Salva! Salvatore! Dai, qua, qua, qua! Salva! Bravissimo! Grande Salva! È il vento! Adesso invitiamo Desiree Pili qua sul calcio palco. Passiamo ora al gruppo categoria Puccini 2007-2008. Enrico Pava ad Arizzo, fratello di Alessandro, ad Enrico 4 anni consecutivi con noi. Enrico fa il portiere e gioca nell'Arizzo. È il turno adesso di Alessandro Pistis. Alessandro è stato l'ultimo a iscriversi al nostro camp, perciò vogliamo chiedergli, visto che fino all'ultimo non sapeva di poter partecipare, com'è stata per lui questa esperienza, questa prima esperienza. Com'è stata, Ale? Bellissima. Ti sei divertito? Bravo, un 5 ai mister. Allora, la categoria esordienti 2005-2006, da Arizzo, Pietro Porcedda. Pietro è il primo anno di partecipazione al camp, sono proprio curioso di sapere com'è stata questa esperienza. Tornerai a trovarci? No! Vediamo, vai!
che? Inseguendo un gol, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana. Dammi 5 piedi, preparo il portiere della Lizzo, prossimo portiere del Cagliari.